La Calabria sicuramente ha una storia turistica, ma credo che la Regione Calabria abbia impiantato uno stand meraviglioso per far sì che la Calabria venga conosciuta in tutti i suoi dettagli. Ma guardi, noi abbiamo puntato molto sulla Borsa Internazionale del Turismo, che ci vede presenti praticamente da sempre, e abbiamo deciso di investire molto sia sulla qualità dello stand che sulle dimensioni. Lei potrà notare che è uno dei più grandi nel padiglione Italia. Dal punto di vista poi della promozione, noi abbiamo fatto una scelta che per la verità non è di quest'anno ma è dell'intera nostra gestione, che è quella di puntare molto sull'enogastronomia, sugli show cooking, sull'offerta integrata di un territorio che mette sul proprio paniere nel mercato turistico, oltre alle bellezze naturali, anche le tradizioni, la cultura, il patrimonio dei beni archeologici e soprattutto questa importante linea della dieta mediterranea e del cibo, partendo dall'anno del cibo, che è stato lo scorso anno, e continuando in questa nostra esperienza. Presidente, il Parco Nazionale del Pollino è una delle cose più belle che abbiamo in Italia. Sì, devo dire che un po' tutti i parchi italiani rappresentano una grande risorsa per il nostro paese. Il Pollino ovviamente uno dei parchi più grandi d'Europa, perché abbraccia due regioni, la Calabria e la Basilicata, 56 comuni, due mari, lo Ionio e il Tirreno, quindi rappresenta una delle parti più belle della dorsale appenninica del nostro paese. Noi siamo qui a Milano perché abbiamo voluto rappresentare e portare tutto il nostro grande patrimonio, che è quello naturalistico, quello storico-culturale, la filiera dell'enogastronomia, e poi quest'anno ovviamente per la parte lucana siamo legati molto a questo grande traino di Matera, capitale della cultura europea 2019, quindi insieme alla città di Matera e alla fondazione stiamo facendo anche un bel percorso per favorire una conoscenza maggiore anche del nostro territorio. Quindi l'abbitto una grande vetrina e il Pollino si afferma come uno dei parchi più significativi del nostro paese.